Niente, ecco, possiamo dire che siamo caduti dalla padella nella brace, nel senso che siamo passati dalla fase della pandemia vissuta sulla pelle italiani al rischio di coinvolgimento nella guerra in Ucraina anche per colpa di scelte del nostro governo? Ma in realtà dentro la pandemia ci siamo ancora, almeno a livello di restrizioni, perché ancora fino alla fine del mese sono in vigore delle restrizioni. Continuo a vedere molti rallentamenti, no? Prima di eliminare tutti i divieti e tutte le paranoie che ci siamo fatti. Spero che quella guerra non finisca così. Per ora noi non siamo belligeranti, abbiamo scelto di fornire come governo delle armi all'Ucraina. Io temo molto che questo manicheismo che si è imposto, che questa volta finirà che poi una parte del dibattito verrà a mancare e chi ci perderà saranno gli italiani, perché poi partiranno conseguenze prima di tutto economiche. Non voglio pensare che ci siano conseguenze anche sul piano militare, voglio sperare di no. Economiche sì, e già le vediamo. Ecco, un ultimo punto riguardante la presa di posizione della gran parte dei media nei confronti di Toni Capuozzo. Lui che ha voluto semplicemente porre in evidenza alcune questioni lampanti che sono state sottaciute dai vari media anche internazionali. Ma guarda, io credo che Toni Capuozzo abbia bisogno della mia difesa, perché si difende benissimo da solo. Ha detto delle cose che pensava, ha fatto bene, ha avuto coraggio, del resto non è la prima volta, ce l'ha sempre avuto. Quanto al premio letterario che gli hanno tolto, concluderei citando Thomas Bernhard, grande scrittore austriaco, che diceva: prendere un premio letterario è come farsi cagare in testa. Benissimo, grazie.